Ciao a tutti e bentornati su Azalea Channel. Se invece siete nuovi, benvenuti. In questo caso vi invito ad iscrivervi al canale, lasciare un like al video e scrivermi sotto un commentino, così ci conosciamo. Oggi ragazzi inizia una serie tutta nuova incentrata sulla nuova espansione Colpo di Fulmine, con anche dei nuovi protagonisti che però non sono poi così nuovi. Li avete riconosciuti ragazzi? Sono Giovanni Rizzo e Valentina Sanna. Per chi di voi mi segue da parecchio tempo, forse se li ricorderà, perché ragazzi loro sono stati i protagonisti della miniserie Nuove Stelle, quindi parliamo di svariati anni or sono. E quella serie alla fine non ha avuto mai una vera e propria conclusione e quindi ho detto: ma perché non dare nuova vita a questi due protagonisti che erano molto interessanti? Ogni tanto mi piace rispolverare, riprendere dalla galleria vecchi simmini per dargli nuove possibilità. Perché sì ragazzi, loro hanno davvero bisogno di nuove possibilità, perché quello che volevano fare in precedenza diciamo che è miseramente fallito e quindi ci sta che abbiano un nuovo inizio e hanno deciso di ricominciare proprio qui in questa bellissima cittadina di Ciudad Enamorada. Guardate un po', loro abitano in questo piccolo attico da cui però si gode di un panorama davvero molto molto bello cittadino, ma comunque molto verde, molto colorato e molto green. E ragazzi, adesso vi racconterò un po' di loro, ve li ripresento anche per chi li conosce già nel cast, proprio come facevo ai vecchi tempi, perché ultimamente anche i nuovi protagonisti ve li presentavo un po' in gameplay, però dai, visto che sono delle vecchie conoscenze, ci sta a riprendere anche un po' le vecchie abitudini. Iniziamo da lei, Valentina. Il suo sogno è sempre stato quello di diventare un'attrice famosa, ma ragazzi il massimo che è riuscita ad ottenere è stato di comparire in qualche spot pubblicitario e al massimo una serie così proprio di serie C, per cui stanca che il suo talento non venisse riconosciuto ha deciso di mollare tutto e buttarsi in qualcos'altro, sempre nell'ambito comunque della popolarità, perché ha deciso di lanciarsi nella carriera di social media, perché comunque la nostra Valentina è una simmina a cui piace essere riconosciuta, piace essere ammirata e quindi vediamo se in quest'ambito riuscirà a guadagnare diversi follower. Lei come tratti della personalità è una simmina un po' egocentrica, delicata e molto sicura di sé e vuole esplorare un po' romanticamente in giro. E infatti se andiamo dalla parte dei confini romantici vedete ragazzi che non prova gelosia in nessun caso, lei è molto propensa alle relazioni aperte perché il suo obiettivo al momento è quello semplicemente di divertirsi, non cerca niente di serio. Come orientamento sessuale gli piacciono gli uomini sia dal punto di vista romantico che più fisico. E questo è il suo primo outfit quotidiano e questo è il secondo. Guardate, la nostra Valentina è sempre molto elegante, si trucca sempre, gli piace essere sempre al top. Poi abiti formali, sportivi, da notte, e quindi abbiamo due, uno per quando sta in casa, insomma da sola, e un altro per quelle serate un po' più hot. Poi da festa, e qua possiamo ben capire che alla nostra Vale piace essere guardata, cioè guardate che look decisamente appariscente con questi super tacchi che hanno messo nella nuova espansione, sono bellissimi ragazzi, non so come faccia a non distorcersi tutte le caviglie quando cammina, ma la nostra Valentina ce la fa, è abituata a portare dei super tacchi. Poi costume da bagno, abiti per quando fa caldo, guardate che carino questo nuovo toppino che hanno aggiunto, e abiti per il clima freddo. Come potete vedere a lei piace particolarmente il rosa come colore, e per quanto riguarda, qui potete vedere le sue preferenze, però
Vi dico giusto qualcosa sulle sue pulsioni e repulsioni. In particolare gli piacciono i sim ambiziosi che si interessano per salute e sport, quindi gli piacciono i fisicacci, diciamocelo. Gli piace il fichi fichi, il flirt e i regali. In particolare le piace ricevere tanti regali. Mentre evita, come la peste, diciamo, i sim molto pigri e i sim pure poveracci e quelli a cui interessa la famiglia perché, come vi ho detto, a lei interessa divertirsi e basta, almeno al momento. Lui invece è Giovanni. Come Valentina aveva un sogno, ovvero quello di sfondare nella carriera della produzione mediale, ma anche lui, come la sua amica, ha miseramente fallito e quindi ha deciso di iniziare tutt'altro, perché come potete vedere lui è un tipo molto romantico, anche molto sentimentale, perché diciamolo si innamora ogni due per tre ed è un tipo anche attivo e quindi il nostro Giovanni pensa di sapere tutto sull'amore e sul corteggiamento e ha deciso quindi di intraprendere la carriera di consulente del corteggiamento. Vedremo se effettivamente ne sarà in grado. Comunque lui aspira ad essere un partner modello. Per quanto riguarda i confini romantici di Giovanni, invece sono gli opposti di quelli di Valentina. Lui, diciamo, è geloso dei suoi partner. Come orientamento sessuale è attratto sia romanticamente sia fisicamente dagli uomini, esattamente come la nostra Vale. Diciamo che sono veramente best friend loro due. Questo è il suo primo outfit quotidiano, guardate questo capello che ha questa sfumatura azzurra. E comunque anche il nostro Giovanni è un po' eccentrico, gli piace anche a lui essere ammirato. Poi questo è il secondo outfit quotidiano. Abiti formali, sportivi, a lui piace soprattutto giocare a basket come attività. Abiti da notte, anche lui ha un primo outfit per quando è solo in casa e un secondo per le serate un po' più hot. Abiti da festa, costumi da bagno, abiti per il clima caldo e per il clima freddo. Per quanto riguarda anche per lui pulsioni e repulsioni, gli interessano i simmini che ci tengono alla salute e allo sport, quindi anche lui è attratto dai fisicacci. In più ama ricevere affetto, i flirt, l'intimità fisica, un po' di tutto, diciamo, e però evita un po' le persone pigre perché lui comunque è un tipo attivo e quindi giustamente ci sta che sia accompagnato da qualcuno che sia attivo almeno quanto lui. Valentina e Giovanni abitano insieme come coinquilini nel quartiere Nuevo Corazon, in quest'attico. E la loro unità familiare l'ho voluta rinominare Vecchie Stelle perché ormai non sono più nuove, però mi piaceva l'idea che comunque ci fosse un filo conduttore con quella vecchia serie. E quindi eccoli qui nel loro nuovo appartamento, di cui vi faccio fare un rapido tour, anche perché è davvero piccolino, però adattissimo a loro. Qua abbiamo la camera di Valentina e si vede che adora il rosa. Questa carta da parati, ragazzi, è bellissima, c'era già e l'ho lasciata perché perfetta per lei. Da questa parte c'è tutta la sua zona trucco e parrucco, a cui, come vi ho accennato prima, la nostra Vale tiene particolarmente. Qui c'è il tappetino per fare yoga perché le piace molto l'attività di benessere. Qua di fronte abbiamo invece la camera di Giovanni, che è molto più semplice, e qui c'è il suo angolino in cui si metterà a lavorare come consulente del corteggiamento. Qui l'armadio a muro e abbiamo solo un bagno, ma abbastanza grande. Qua c'è questa soluzione molto carina per la doccia, perché in realtà come nuova doccia del gioco c'è solo questo tubo praticamente. Questa è proprio una porta scorrevole. Io ho trovato questo sistema già messo nel bagno e l'ho lasciato perché è una soluzione molto carina e ogni tanto dobbiamo dire che EA crea delle cose carine nelle case. Raramente, ma quando succede siamo tutti entusiasti. E invece qua poi abbiamo l'open space dove c'è
la zona, diciamo, giorno, salottino con la televisione e il divanetto, e da questa parte abbiamo l'angolo cottura, che non è neanche poi così piccolo, perché alla fine completo di tutto. E qua adoro soprattutto quest'angolo dove c'è il tavolino, perché mi immagino loro due che si mettono qua a mangiare e guardano fuori. Adoro di quest'attico il fatto che abbia queste finestre così grandi, che lo rende molto molto luminoso, veramente bellissimo. Qui intorno abbiamo un terrazzino in cui ho finito i soldi, quindi non ho potuto attrezzarlo chissà quanto, però intanto sono riuscita a metterci un barbecue con un tavolino e ombrellone, e che ha un altro tavolinetto più grande, così se magari vogliamo dare qualche festa abbiamo dei posti in cui far sedere le persone. E poi qua c'era questa scaletta che va al piano di sopra, in cui non c'è praticamente niente, è un piccolo terrazzo vuoto. Qua c'era il telescopio e l'ho lasciato perché è un'idea carina di guardare le stelle da qui, e questo spiazzo io già me lo immagino adattissimo per snodolarci sopra una bella coperta. E intanto che Giovanni si mette a cucinare il pranzo, perché Valentina odia cucinare, quindi non penso lo farà mai, vi faccio vedere che appunto lui come lavoro è al livello 1 del consulente di corteggiamento ed è un novellino amoroso. Ha già portato a termine l'incarico del giorno, però guardare il reality Love per 2 ore, mentre la nostra Vale, come vi accennavo, è una stagista dei media e dovrà creare un profilo sui social media. Intanto però vi faccio vedere che hanno già creato e aperto la loro pagina Angolo di Cupido. Vi faccio vedere prima quella di Valentina, ecco qua, questa è la sua foto profilo. Vedete qua c'è scritto: mi attrae romanticamente uomini e anche fichi fichi con uomini, sto cercando giovani adulti e al massimo adulti. E qua ha inserito i suoi lati migliori, ovvero sicura e delicata. Per il momento però ancora dobbiamo vedere chi ci propone il gioco come possibili partner. E stessa cosa per quanto riguarda il nostro Giovanni, vi faccio vedere anche la sua pagina Angolo di Cupido, e anche la nostra Vale ha raggiunto il livello 2 di corteggiamento e quindi si può condividere il cofanetto delle coccole con altri sim. Eccola qua la pagina di Giovanni con la sua foto profilo, anche lui sta cercando giovani adulti e adulti, interessa romanticamente e fisicamente agli uomini, e tra i suoi lati migliori ci ha messo quello di sentimentale e romantico. E intanto che loro pranzano vi voglio far vedere un'ultima cosa. Andando sul pannello delle relazioni, intanto vi faccio vedere che qua risulta che appunto Giovanni e Valentina sono migliori amici, i loro ragazzi si sono conosciuti al liceo e sono diventati subito molto legati, vedete, compare anche qua profondamente legati, e in più ho aggiunto l'iconcina tipica per loro, ovvero questo BFF, cioè Best Friend Forever, perché sì, mi piace tantissimo il loro legame. Però una cosa carina che mi è comparsa giocando con loro, praticamente risulta che la nostra Vale prova una certa attrazione per Giovanni, però Giovanni non la prova per Valentina perché a lui piacciono gli uomini, ragazzi, e quindi diciamo che ho immaginato questa attrazione come qualcosa di molto platonico da parte della nostra Vale. Diciamo che se Giovanni fosse etero forse loro sarebbero una bella coppia, ma chissà, magari finirebbe pure male, quindi preferisco l'idea che siano invece migliori amici e basta. E ragazzi, con loro che si stanno qui allenando insieme sul terrazzo, Giovanni facendo flessioni e Valentina facendo yoga, direi che ci possiamo fermare qui con questo episodio. Io spero che il video vi sia piaciuto e che vi piacciono questi nuovi vecchi protagonisti di questa miniserie. E ragazzi, è vero che nell'ultimo video di In Affitto avevo accennato al fatto che questa espansione l'avrei esplorata in realtà con Mariam e Joshua, cioè la loro storia l'avrei continuata nella miniserie incentrata su questa espansione, però mi sono resa conto in realtà che
giocando solo con loro non avrei vissuto in pieno l'espansione, perché ci sono davvero tantissime cose da fare, quindi preferisco giocarmela con loro. E però non vi preoccupate, perché comunque la storia di Mariam e Joshua avrà, diciamo, una conclusione. Ci farò però a questo punto dei video extra, quindi saranno una cosa a parte. Comunque, per oggi è tutto, mettete il like al video se vi è piaciuto, mi raccomando, scrivetemi sotto nei commenti che cosa ne pensate di questa nuova miniserie e soprattutto fatemi sapere, vi sta piacendo a voi questa nuova espansione, ci state giocando? Scrivetemelo sotto che sono curiosa. Noi ci rivediamo presto nei prossimi video, ciao!